da persone che Dio ama. È chiamata a ricordarle il primato di Dio, l'importanza di Dio per costruire un'autentica civiltà della verità e dell'amore. La città a sua volta ricorda alla Chiesa che il cammino di salvezza è comunione fra tutti e non sopravvivenza di singoli. Il tempo di crisi che stiamo vivendo richiede in termini ancora più forti questo mutuo servizio, una sorta di nuovo patto per immaginare il domani di Cesena e il suo territorio. Mentre con voi ringrazio il Signore per questa esperienza di Chiesa che mi ha dato la grazia di vivere, invoco il suo Spirito, perché Chiesa e città camminano insieme verso la città ideale sognata da Dio e dall'uomo. Sarebbe giusto terminare qui l'omelia per non abusare della vostra attenzione, ma permettetemi ancora qualche parola di saluto affettuoso e riconoscente. Dopo 6 anni di servizio in questa diocesi, il Papa mi chiama ora a servire nella diocesi di Modena-Nonantola. Nella chiamata del Papa devo riconoscere la voce del Signore. Per questo, pur con la fatica del distacco, vado volentieri. Vado portando nel cuore l'amore per Cesena, i legami che il Signore ci dona di costruire. Come ricordavo all'inizio, sono la cosa più bella e più importante della vita. E i legami sono sacri, non si recidono mai. I legami costruiti qui saranno per me una compagnia buona. Vorrei in questo momento avere una parola di ringraziamento e di incoraggiamento per ognuno. Non potendolo fare, raggruppo i ringraziamenti. Ringrazio anzitutto il presbiterio, il vescovo, non mi sono mai stancato di dirlo, non è pensabile senza il presbiterio, e la sua stessa figura è definita dai volti, dalle storie, dalle relazioni tra tutti i presbiteri. Il presbiterio non è una realtà astratta, è concreto, è l'insieme dei preti di una diocesi, pochi o molti che siano, giovani o anziani. Ho ben impresso nel cuore il primo incontro in seminario dall'intervento appassionato di Don Rino, vicario generale, a tutti gli altri interventi. Mi preoccupava l'esiguo numero di preti giovani, la mancanza di seminaristi, ma mi incoraggiava il servizio appassionato, generoso, incurante dell'età di molti. Ora non è che la situazione sia migliore, ci sono più problemi, più capelli grigi, più preti gravati dalla malattia, ma anche la consolazione di un bel gruppo di seminaristi teologi. Vorrei dire ad ognuno le parole rassicuranti di Paolo a Timoteo: so in chi ho posto la mia fiducia. Il Signore si impegna in prima persona. Mi intratterrò in seguito più a lungo con loro. Ora vorrei dire solo che li porto nel cuore tutti, che il Signore li benedica. Pregherò perché siano un cuore solo e un'anima sola, insieme al Vescovo che il Signore, attraverso il ministero del Papa, donerà loro. Accanto ai preti, ricordo naturalmente i diaconi permanenti. Di loro ho letto una definizione che mi ha incuriosito.
sono le cellule staminali del ministero ecclesiale, cellule che non hanno ancora assunto una fisionomia precisa, ma proprio per questo sono pronte ad assumere qualsiasi servizio venga loro richiesto. Ringrazio di cuore i diaconi per l'umiltà e l'obbedienza con cui portano avanti il loro servizio. Dico loro di non preoccuparsi troppo, che venga definito meglio il loro ruolo. La loro gioia deve essere di essere sempre e solo diaconi, cioè servitori, sul modello di Gesù servo, richiamando così a tutti la missione e lo stile di essere nella Chiesa. Ringrazio i religiosi, le religiose, le persone consacrate. A volte mi è venuto da sottolineare che sarebbe la nostra Chiesa senza la loro presenza. Non solo verrebbero meno alcuni preziosissimi servizi, ma soprattutto verrebbe a mancare un segno della radicalità della sequela di cui abbiamo assoluto bisogno. Una Chiesa è davvero tale solo se al suo interno ci sono persone che per seguire Cristo sono disposte ad abbandonare tutto. Di questa gratuità una Chiesa vive. La nostra Chiesa deve molto della sua bellezza alla presenza di persone consacrate con il carisma di consacrazione di cui sono portatrici. A loro vorrei dire: siate voi stessi, con fierezza, umiltà e gioia. Basta questo perché la vostra presenza sia feconda e insostituibile. Naturalmente devo ringraziare tutti i fedeli laici, dai bambini ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, agli anziani, a quelli aggregati come ai non aggregati. Sono davvero orgoglioso del laicato di Cesena, della loro testimonianza personale e comunitaria. A loro soprattutto si deve se la Chiesa può essere presente in tutti gli ambiti e gli ambienti di vita, se può essere significativa per tutte le età e le condizioni di vita. Grazie a loro la Chiesa può essere la casa di Dio tra le case degli uomini. A loro vorrei augurare di essere contenti e orgogliosi di appartenere alla Chiesa, di sentirla come la loro casa comune. L'accenno ai laici mi spinge a ringraziare i cesenati tutti. A tutti nel cuore ho voluto bene. Come ho già sottolineato, ho cercato di far sì che la mia presenza fosse strumento di unità e di comunione nel rispetto della diversità. Credo infatti con tutto il cuore nella vocazione degli uomini all'unità e alla pace, anche se difficile da realizzare. Devo ringraziare tutte le autorità che in questi anni ho incontrato, con cui non mi è stato difficile sintonizzarmi sulla stessa lunghezza d'onda alla ricerca del bene comune. Ho cercato di dare e ho ricevuto, nel rispetto dei ruoli, collaborazione e stima. Dopo 6 anni lascio Cesena arricchito di amici, di esperienze, di volti da ricordare. Parafrasando il Piccolo Principe, mi verrebbe da dire: i colori delle colline del Cesenate, il Piccolo Principe dice il colore del grano, mi parlano molto di più adesso di 6 anni fa. Chiedo perdono al Signore e a voi di quello che non ho saputo fare e benedico per tutto quello che la grazia di Dio